Mentre si attende l'approvazione del bilancio ATAP, trasporto pubblico locale per fine mese, i sindacati annunciano uno sciopero dei dipendenti fissato per il 24 di aprile. Bentrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione provinciale. A fronte del silenzio assordante della direzione di ATAP, i quasi 200 lavoratori del comparto proclamano lo sciopero fissato per il 24 di aprile. Il servizio. E i quasi 200 dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale ATAP scendono nuovamente in piazza. Il tempo passa inesorabile, è stato fatto uno sciopero e ne sarà proclamato uno nuovo. Tutto inesorabilmente tace. Nessuno vede, nessuno sente e soprattutto nessuno parla. Questo è il succo di una nota inviata da Faiza Cisal. Continua infatti la sua lotta per i diritti dei lavoratori. Continua il comunicato affermando che chi non vede, non sente, non parla continua ad avere un atteggiamento ambiguo e sembra che abbia più un misero proprio interesse a contrastare chi vuole difendere i lavoratori. Ed anche le rappresentanze di CGL, CISL e di Biella si accostano alla posizione di Faiza Cisal. Per il 24 aprile è proclamato lo sciopero di 24 ore dei quasi 200 lavoratori di ATAP. Non è accettabile un silenzio che a questo punto è diventato assordante e noi scendiamo nuovamente in piazza. Lo abbiamo già fatto il 30 marzo e lo rifaremo il 24 aprile, finché non si sbloccheranno i termini del rinnovo del contratto, il limite massimo del nastro lavorativo e la definizione dei tempi accessori.